Ciao a tutti, benvenuti, ben arrivati. Io mi chiamo Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per l'inizio di questo webinar. Vi invito a usare la chat come fatto in precedenza per scambiarci un saluto iniziale. Vedo perfetto. Ciao Simonetta, buongiorno. Buongiorno a tutti, ben arrivati ancora una volta, grazie per essere stati puntualissimi. Vi dicevo, io mi chiamo Gianfranco Andriola, lavoro Performance e vi tengo compagnia per la primissima parte di questo webinar, per questa prima accoglienza e poi ci rivediamo dopo l'intervento del Presidente Giovanni Anastasi per la parte centrale. Inizio a condividere le mie slide e raccontarvi un po' come ci siamo immaginati questo terzo e ultimo webinar del ciclo sull'intelligenza artificiale. Il programma del percorso era articolato, lo dico perché molti di voi, e a questo proposito davvero grazie mille, hanno seguito, da quello che abbiamo visto, hanno avuto modo di seguire l'intero ciclo, nel senso che analizzando i numeri con i colleghi l'altro giorno ci è sembrato di aver capito che chiunque, che tutti quelli di voi che hanno frequentato il primo webinar, hanno frequentato anche il secondo e ci auguriamo stiano frequentando anche il terzo, quindi per me ce lo siamo immaginato come un ciclo unico, come un'unica, come interventi correlati, in qualche modo propedeutici l'uno all'altro, quindi ci fa davvero piacere che abbiate deciso di seguirci per tutto il ciclo. 3 giovedì fa abbiamo parlato di intelligenza artificiale introducendo il tema. La scorsa settimana, giovedì scorso, abbiamo provato a guardare insieme le applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale, come funziona, quali sono le implicazioni principali. Oggi, in conclusione di questo ciclo, questo terzo e ultimo webinar, proviamo a dare un'occhiata a quelle che sono le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale sulla base di quello che abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Il programma della giornata prevede questo primo momento di accoglienza, e qui lo dico per i fan della dottoressa Di Pitonto, che oggi non può essere, che solitamente era quello che seguiva Michela all'inizio. Michela oggi non poteva esserci, quindi vi tengo compagnia io per questi primi 5 minuti. Appena dopo di me ho il piacere di passare la parola a Giovanni Anastasi, presidente di Formespia, che vi racconterà un po' di cose. A quel punto riprendo la parola io per un affondo su rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale. Invece sarà il turno, subito dopo questo intervento, di Claudia Onis, una nostra collega del Formez, che ci accompagna in un tour europeo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo capire come sta funzionando, quali sono i primi tentativi di regolamentazione, come si sta organizzando l'Unione Europea rispetto a questo tema. E infine abbiamo il piacere di raccontarvi anche il punto di vista dell'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso Giovanni Melardi, che è un collega che lavora lì, si occupa direttamente di intelligenza artificiale, ci racconta, o quantomeno parte come spunto per il suo racconto, dal recente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che al capitolo 5, se non ricordo male, ha unito la parte di dati a quella dell'intelligenza artificiale. Come sapete, c'è una forte correlazione tra questi due temi, nel senso che l'intelligenza artificiale si nutre di dati e il piano triennale, da questo punto di vista, diciamo, è perfettamente coerente, sta sul pezzo. Comunque Giovanni vi racconta tutto molto meglio di quanto non possa fare io. 2 cose al volo. Come avete già avuto modo di vedere durante il webinar, sostanzialmente possiamo parlarci, ed è vero, vi invito a farlo attraverso due strumenti: la chat che state già utilizzando e il contenitore domande e risposte. Vi pregherei di utilizzare la chat per qualunque cosa, le domande e risposte per appunto delle domande puntuali sugli interventi miei o di tutti i relatori di oggi. Mentre ci tengo a dirvi, anche perché è una domanda che vediamo che ritorna spesso durante i webinar, a conclusione di questo seminario, come per i seminari precedenti, tutti i materiali che state vedendo che utilizzeranno i nostri relatori di oggi, così come la registrazione integrale di questo webinar e di tutti gli altri 2 webinar precedenti, la trovate su questa pagina di Eventi.pa. Ne approfitto per dirvi, magari ci torno in conclusione, che sempre attraverso Eventi.pa attesteremo la presenza a questo ciclo di webinar. Come c'è scritto in questa pagina, l'attestato lo riceveranno chi di voi ha seguito almeno 2 di questi 3 webinar. Avremo modo di ritornarci sulla parte finale, però più o meno volevo iniziare ad accendervelo sin d'ora, perché è una domanda che vedevo che almeno nelle volte precedenti in chat tornava spesso. Io credo di avervi raccontato tutto per quello che riguarda questa prima introduzione, quindi interrompo la mia
condivisione, chiedo al presidente Giovanni Anastasi di aprire la sua webcam, ecco, il suo microfono. A lei, presidente. Allora, buongiorno a tutti. Perché questo webinar? Mi sono chiesto quale intervento avrei potuto fare, quindi dal punto di vista tecnico ho pensato non fosse opportuno perché ci sono tantissimi professionisti. Quindi, perché abbiamo deciso di organizzare questo webinar? Ma abbiamo sentito il bisogno di contribuire in un ambito che in realtà da qualche anno, ma che è esploso dal punto di vista comunicativo solo di recente. E come avremmo potuto contribuire se non mettendo a disposizione degli altri le nostre competenze? Di conseguenza, il webinar nasce da uno dei pilastri che ci caratterizza, che direi da due, la formazione e la comunicazione, che sono due pilastri importanti del nostro istituto. Quindi, è stato realizzato internamente, perché motivo internamente? Prima per valorizzare le competenze delle risorse. Di Formez sono competenze eccezionali e secondo per essere veloci, perché è molto importante in questo essere veloci. Di conseguenza, la formazione, perché è molto importante questo pilastro? Perché è uno strumento di coinvolgimento, di collaborazione e di servizio. Quindi questo richiede un'attenzione particolare perché la necessità di questa tipologia di formazione soprattutto è quella di essere comprensibile ai più. È giusto che le persone vengano portate a un livello di coinvolgimento, se vogliamo anche di inclusione, che consenta loro di saper discernere, diciamo, il bombardamento comunicativo che avviene e sappiano fare delle scelte consapevoli. Ovviamente i vostri commenti saranno graditi perché il nostro dovere, anche il nostro piacere, è migliorarci per fornire dei servizi migliori. Comunque, tornando alla consapevolezza, la considero l'elemento chiave per la gestione sana del cambiamento. Di solito la consapevolezza, anzi direi sempre, consente di allontanare quegli elementi che ti fanno fare delle decisioni scorrette, quali elementi sono l'ignoranza e la paura. Penso che abbiamo bisogno di abbracciare il nuovo, di reimmaginarci per essere valorizzati e competitivi, perché di solito quello che non siamo capaci di scegliere con consapevolezza ci viene imposto, a volte con inconsapevolezza. Essere parte del cambiamento a volte è faticoso, ma è sempre gratificante. E la formazione, se fatta bene, non si conclude alla fine del corso. Lascia dei semi che ci faranno pensare in tempi difficilmente prevedibili, ci daranno spunti per nuovi ragionamenti e per delle curiosità. Di conseguenza, il mio augurio è che quanto stiamo, diciamo, seminando in questi giorni possa germogliare per tutti voi. Grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento del corso. Mille, grazie mille Presidente. Io davvero ci tengo a rilanciare quello che si diceva un istante fa, diciamo, la nostra mission è davvero l'approccio che abbiamo preso dall'inizio nella progettazione, quindi anche nella prosecuzione e nella conclusione di questi webinar. Quindi rilancio quello che diceva un istante fa il Presidente, tutto quello che abbiamo costruito intorno a questa iniziativa lo trovate disponibile sulla pagina di Eventi PA, che vi ho appena linkato nelle domande e risposte, la stessa pagina a cui vi siete iscritti, quindi tutto quello che anche per chi non avesse avuto modo di partecipare alle puntate precedenti è tutto lì, così come ancora una volta rilancio quello che diceva un istante fa il Presidente, a conclusione di questi webinar il sistema Eventi.pa vi manderà un'email in cui vi chiede di dare una valutazione o un feedback. Vi pregherei davvero di prendervi quei 5 minuti, anche meno, 3 minuti che servono a completare il feedback finale, perché per noi è davvero molto prezioso per capire come stiamo impostando il nostro lavoro e se ci sono margini di miglioramento. Detto questo, io torno alla mia presentazione, la lancio intero e mi prendo qualche minuto per raccontarvi, a conclusione, come dicevamo, di questo webinar, quali sono i rischi e le opportunità dell'intelligenza artificiale. Considerate i rischi e opportunità
in questo caso l'abbiamo declinato in maniera assolutamente ampia, e ci teniamo soprattutto a partire da questa idea, ed è una cosa che a mio avviso è venuto fuori anche spesso durante i webinar precedenti, e cioè l'idea stessa di intelligenza artificiale. Cioè, la parola intelligenza in un qualche modo è come se richiamasse una specie di competizione tra l'intelligenza umana e l'intelligenza della macchina, pone, diciamo, l'ascoltatore in una posizione molto particolare. Probabilmente sarebbe più coerente in questo caso utilizzare invece di intelligenza artificiale sistemi di calcolo computazionale, so, una parola un po' più informatichese, ma che certamente meno attraente da questo punto di vista. E quindi volevamo innanzitutto ripartire da qui, cioè, lo diceva bene il Presidente all'inizio, cioè, uno degli obiettivi di questi webinar è anche provare a sfatare i miti che si stanno creando con un eccesso di comunicazione sul tema dell'intelligenza artificiale e provare a farlo raccontando come funziona. Lo abbiamo visto nei webinar precedenti, ci torneremo in quest'ultimo webinar e soprattutto magari in questa fase conclusiva provare a riflettere insieme su da dove arriva questo pregiudizio, com'è che ha funzionato, com'è che si è formato. A mio avviso è abbastanza insito nella cultura popolare, nel senso, verosimilmente il primo romanzo di fantascienza della storia, Frankenstein di Mary Shelley, se ci pensate, fondamentalmente ruotava intorno a quest'idea, cioè una persona che crea un'altra e quest'altra persona si ribella e succede, insomma, si ribella al suo creatore. Il mito della ribellione al creatore è una cosa che un po' abbia dal demiurgo, insomma, quantomeno a chi ha creato questa nuova creatura, è una cosa che ci portiamo dietro, una cosa che si è evoluta nel racconto popolare, in particolare nella fantascienza. Pensate ai romanzi di Asimov, al ciclo delle fondazioni, in cui i robot, diciamo, non hanno, e le intelligenze artificiali non hanno un ruolo assolutamente benefico. Nella saga di Dune di Frank Herbert, tutto quello che avviene è post intelligenza artificiale, quindi c'è stato un'intelligenza artificiale che ha preso il sopravvento e ha ridotto il genere umano in condizioni pessime. La stessa cosa che avviene nelle saghe di fantascienza di Hyperion di Dave Simmons, è quello che succede molto spesso al cinema. L'intelligenza artificiale di 2001 di Odissea nello spazio a un certo punto diventa il cattivo della narrazione, anche perché si presta bene, diciamo, l'intelligenza artificiale, quantomeno una macchina, quantomeno un personaggio per cui non si prova la stessa empatia che si prova verso esseri umani, appare il cattivo della storia. E quest'idea è anche evoluta da un punto di vista sentimentale. L'intelligenza artificiale del meraviglioso film di Spike Jonze, che si chiama Her, spezza il cuore al protagonista e ancora una volta, grazie a una finta empatia che l'intelligenza artificiale inizia a dimostrare, il cuore del protagonista va in mille pezzi, sedotto e poi abbandonato dall'intelligenza artificiale. Questo, diciamo, nella nostra idea, secondo me, ha attecchito molto, lo vedo anche moltissimo nel modo in cui si racconta l'intelligenza artificiale, soprattutto sui giornali generalisti, con la comunicazione, come calca molto questa parte. A mio avviso la questione si può abbastanza risolvere in maniera facile, nel senso che parliamo di due cose molto diverse, c'è cioè questo informatico e filosofo dell'informatica che si chiama Edgar YBG, questo nome impronunciabile, credo che sia belga di origine, e fondamentalmente riduce la questione dicendo, partendo da Turing e poi andando avanti con le altre interpretazioni di intelligenza artificiale, lui dice che sapere se le macchine possono pensare fondamentalmente è rilevante quanto sapere se i sottomarini possono nuotare, nel senso, noi creiamo un'intelligenza artificiale con l'idea non di svolgere dei task, svolgere delle funzioni, non attribuiamo all'intelligenza artificiale, tendiamo ad attribuire all'intelligenza artificiale delle capacità che molto probabilmente non svilupperà mai, o quantomeno saranno molto ridimensionate rispetto all'idea che abbiamo adesso. Quest'idea dell'intelligenza artificiale come minaccia, vi ricordate, abbiamo aperto questo ciclo di webinar parlando di Terminator e di quel modo di pensare all'innovazione tecnologica in questo senso, continua ad esserci. Su questo vi racconto questo aneddoto che a me fa sempre molto ridere. Questa persona qui si chiama Sam Altman, è l'amministratore delegato, il CEO di OpenAI, tra le altre cose, l'azienda che produce ChatGPT.
Da un po' di tempo si vede andare in giro con questa blue bag, con questa sacchetta blu che si porta sempre dietro. Il fatto che le fotografie che lo ritraggono in giro lo vedono sempre con questa sacchetta ha iniziato a circolare in rete la voce che lì dentro ci sia una specie di tasto rosso che lui può schiacciare nel momento in cui ChatGPT o qualunque altra intelligenza artificiale stanno sviluppando loro dovesse avere questa specie di singolarità, dovrebbe prendere il sopravvento. Chiaramente gli è stata posta la domanda, lui ha smentito, però su questo c'è sempre il complotto del complotto, c'è la speculazione, si dice che lui continui a portarsela dietro per tranquillizzare gli investitori. Tutto questo per dirvi che intorno a quest'idea di minaccia dell'intelligenza artificiale, di incontrollabilità dell'intelligenza artificiale, si crea un mito e si continua. Quello che ci interessa invece oggi è provare a... abbiamo sfatato il mito dell'intelligenza artificiale nei webinar precedenti. Quello che ci interessa guardare oggi è provare a vedere un po' più di vicino quelle che sono davvero le minacce, quantomeno le implicazioni un po' più rischiose a cui dovremmo guardare sin da subito per provare a regolamentare una crescita coerente, sostenibile e vantaggiosa per tutti dell'intelligenza artificiale. Una delle prime riflessioni che si può fare rispetto ai temi seri che riguardano l'intelligenza artificiale è l'attuale monopolio. Ve l'ho raccontato molto bene Sergio Talamo nelle due introduzioni dei webinar precedenti. In questo momento sostenere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, dei grandi modelli, dei grandi addestramenti dei modelli di intelligenza artificiale, è una cosa che costa un sacco di soldi. Gli investimenti sono enormi ed evidentemente le aziende che in questo momento hanno la capacità economica di sostenerlo, ma allo stesso tempo il know-how di portarlo avanti, sono relativamente pochissime, sono più o meno quelle che vedete in questa slide. E stiamo parlando di una tecnologia che ha un impatto altissimo e aumenta in maniera esponenziale il numero di persone su cui avrà un impatto, avremo anche modo di parlare di come questa cosa incide poi sull'occupazione, sul lavoro in generale e fondamentalmente si tratta di, se non di un monopolio, di un oligopolio di fatto, perché sono veramente pochissime e non ci sono in questo momento grandissimi margini di allargamento, che ripeto, costa molto perché serve un'infrastruttura molto larga, serve molta tecnologia che di cui non tutti dispongono. Proprio in questo senso, diciamo, partendo da quello che è una problematica evidente dell'intelligenza artificiale, è partito la regolamentazione americana promossa dal presidente Joe Biden qualche mese fa, in cui la regolamentazione innanzitutto dovrebbe servire a provare a mettere mano a questa attuale situazione di monopolio, perché oggettivamente è rischiosa dal punto di vista del mercato. Ed è interessante vedere come questo tema stia evolvendo anche nel dibattito pubblico, come altri paesi si stiano organizzando per rispondere allo stesso tema. A me è piaciuto moltissimo questo articolo pubblicato qualche tempo fa da Ars Technica, non so se lo conoscete, è un sito che fa approfondimenti tecnologici un po' alla Wired, un po' alla Verge, nel senso sono divulgativi, però molto molto competenti, molto approfonditi. E vi ho tradotto l'articolo in italiano e parlava esattamente di questo, e parlava di come in questo momento l'idea di monopolio dell'intelligenza artificiale sia veramente molto complesso da gestire, anche per una forma di atteggiamento che hanno molte di queste aziende. È interessante nel pezzo come vengono fuori due punti di vista diametralmente opposti. Da un lato il pezzo riporta il punto di vista di Brad Smith, vicepresidente di Microsoft, e persone che in questo momento chiedono un po' le fila, non parlerei di loro, ma quasi, insomma, è la persona che in questo momento parla a nome delle grandi aziende. E lui fondamentalmente dà una visione molto alla Don Evil di Google di qualche anno fa, cioè dice noi siamo responsabili, facciamo tutto l'interesse comune, ci stiamo organizzando, cercheremo di mantenere questa cosa democratica, accessibile a tutti, cercheremo di adottare massima trasparenza. Di contro però, il pezzo di Ars Technica che vi mostravo prima porta anche il punto di vista di Emily Blender, che quella signora che vedete nella parte della slide, molto in gamba, grandi competenze tecniche, e lei fondamentalmente ribalta questa idea di autoregolamentazione, dice che fondamentalmente è pericolosa e soprattutto rimarca l'idea che questa roba che le macchine prenderanno vita e prenderanno il sopravvento fondamentalmente è stata
un modo per distrarre da problemi reali, molto più concreti, che sono appunto il furto di dati, la sorveglianza, l'inserimento in un'economia più ampia. Lei sostiene che la regolamentazione non possa essere ovviamente affidata agli stessi soggetti su cui la regolamentazione ricade, altrimenti sarebbe altro, ma deve essere fatta dai governi, deve essere fatta in maniera consapevole e soprattutto deve essere fatta in maniera armonica. Lo abbiamo visto bene con il GDPR, se un singolo governo si attrezza per mettere mano a qualcosa di simile, rischia di essere soverchiato dal modo in cui funziona la rete, dal modo in cui funzionano queste tecnologie. Oggettivamente tutti i tentativi di regolamentazione che vediamo adesso, americano, europeo e altri, leggendoli si ha molto la sensazione di un'effettiva fatica del legislatore a mettere mano a qualcosa di simile perché, come abbiamo visto nelle puntate precedenti di questi webinar, una roba che sta avvenendo adesso, dove quello che è vero oggi non era vero 6 mesi fa, dove tra 6 mesi è molto difficile capire dove andranno a parare per tutta una serie di implicazioni, per tutta una serie di evoluzioni tecnologiche estremamente veloci in questo senso. Anche leggendo l'IACT, qui ve l'accenno, poi Claudia ve lo racconta molto meglio di me tra qualche minuto, si legge un po' questa difficoltà di riuscire a fermare dei punti in maniera più ferrea proprio perché si vuole essere larghi per regolamentare qualcosa che sta avvenendo, cercando di favorire l'innovazione, però allo stesso tempo tutelare l'interesse di tutti. L'altro tema centrale, un altro tema che riguarda in maniera diretta i rischi e al contempo le opportunità dell'intelligenza artificiale è la privacy. Se volete, è un discorso che può essere applicato a qualunque grande innovazione tecnologica. L'intelligenza artificiale ovviamente non fa eccezione perché per la prima volta, grazie all'intelligenza artificiale, si riesce a estrarre dati fondamentalmente da qualunque cosa. E quei dati, una volta che sono archiviati e sono tracciati, devono essere ricordati. A proposito di citazioni letterarie che ne facevamo prima, ricorda un po' il Funes di Borges, che è costretto a ricordare tutto quello che vede e tutto quello che ascolta. Le telecamere, quello che un tempo le telecamere vedevano, era fondamentalmente rilegato al fatto che qualcuno rivedesse col nastro e traesse informazioni da quello che sta avvenendo. Da qualche anno fa, con la smart camera, tutto quello che una telecamera vede può essere interpretato e analizzato da un'intelligenza artificiale. Cioè, e parliamo sempre di rischi e opportunità in questo caso, nel senso non solo di sorveglianza, ma anche di grandi potenzialità. Un po' di tempo fa c'era un video molto bello di una signora ipovedente che con il cellulare si faceva aiutare da ChatGPT a capire quello che c'era intorno, semplicemente inquadrando con la telecamera del cellulare e l'applicazione gli raccontava quello che stava succedendo, quello che vedeva, cosa c'era nelle pareti, qual era la luce nella stanza. È estremamente interessante da un punto di vista ed è estremamente rischioso dall'altro. Evidentemente è necessaria una regolamentazione. Sempre questa caratteristica appunto della capacità dell'intelligenza artificiale di estrarre dati fondamentalmente da qualunque cosa, chiaramente per la prima volta mette un sano rischio su quello che in gergo viene chiamato web scraping, cioè sulla possibilità di attingere informazioni in maniera non strutturata fondamentalmente da qualunque cosa e riportarla attraverso dati metadati in un database strutturato molto ampio che può tracciare e può avere connessioni tra una fonte e l'altra. È un tema centrale, è un tema di cui si parla da molto molto tempo in una parte un po' più tecnica di internet, però è una cosa che con l'intelligenza, cioè prima una fotografia non una fotografia. Adesso con l'intelligenza artificiale è possibile estrarre informazioni da quella fotografia, metterle in relazione con altre e creare connessioni. È un rischio ulteriore e non è un caso che il garante della privacy rispetto alle varie tematiche, alle varie sollecitazioni che l'intelligenza artificiale pone sul tema della privacy, abbia deciso di partire proprio dal web scraping, che per la prima volta cioè, tra le varie volte, però in questa volta in particolare, viene estremamente potenziato le possibilità che possa avvenire, vengono potenziate dall'intelligenza artificiale. Sempre sul tema della privacy, a mio avviso c'è un altro problema centrale che è quello della pigrizia degli utenti che usano queste applicazioni, nel senso sono molto comode. Noi siamo tendenzialmente utenti pigri, noi leggiamo quello che c'è scritto e tendiamo ad affidarci abbastanza proprio perché in questo caso, se ci pensate, il tema della privacy è una sorta di do des tra i dati che date a un'applicazione e la capacità di quell'applicazione di funzionare bene. Quanti più dati l'applicazione tiene, tanto meglio, tanto più puntuali saranno i servizi offerti. Ed è difficile trovare una quadra di utenti in questo senso. Ve ne parlavo l'altra volta, in questo caso sono le stesse intelligenze artificiali, in particolare intelligenze artificiali generative,
che stanno attente loro per prime al tema della privacy nel momento in cui chiedi a Gemini o a qualunque altra intelligenza artificiale se puoi utilizzare di prompt, cioè le richieste, come abbiamo visto la volta precedente, utilizzando dati personali, lui ti mette in guardia e dice: no, guarda, sarebbe un problema, non lo fare, perché per tutta una serie di implicazioni che ti spiega molto nel dettaglio. E il tema della privacy è un tema centrale, un tema che viene estremamente sollecitato da questo genere di innovazione tecnologica. Altro tema centrale è quello della trasparenza. C'è un fenomeno che viene osservato da quando l'intelligenza artificiale, soprattutto i modelli, sono diventati molto, molto ampi, quindi molto difficili da capire, che è il cosiddetto tema del black box. Cioè, questi software sono in grado di prendere delle decisioni e non motivare in maniera puntuale la ragione per cui le hanno prese. Nel senso che è molto molto difficile andare a capire perché un modello linguistico, un modello di altre tipologie si orienta in un modo piuttosto che in un altro. Il discorso è complesso e le parti in causa sono tante, sia da un punto di vista metodologico che da un punto di vista software che hardware. Ci sono più componenti, le reti neurali dall'altro, i modelli, le reti neurali da un lato, i modelli dall'altro, le sollecitazioni di prompt, insomma, diventa complicato. Mi sentono male? Meglio? Mi sentite meglio? Mi sentite? Adesso forse si era spostato un po'. Franco, la voce ondivaga, come se a seconda della posizione che hai, insomma, il microfono ricevesse più o meno bene. Non so se sei Adesso mi collegato. sentite meglio? Non potete mi sentire meglio? Devi parlare continuativamente Provo a perché. parlare continuativamente. Sì, vedo che in chat qualcuno mi dice sì, no, non capisco benissimo. Ok, mi sentite? No, non si sente benissimo. Qualcuno sente bene? Sì, l'intelligenza artificiale possa essere. Adesso forse è così meglio, d'accordo? Allora provo a tenerlo così, provo a tenerlo più vicino. Perfetto. Vi raccontavo il tema del black box, cioè della possibilità che l'intelligenza artificiale fa una grossa difficoltà a raccontare le ragioni per cui una persona decisione piuttosto che un'altra. E oggettivamente è un problema anche in termini di affidabilità di questi sistemi. Cioè, se io mi affido all'intelligenza artificiale per prendere una decisione, è necessario che quella stessa intelligenza artificiale abbia la capacità di dirmi se quella decisione, come l'ha motivata, attraverso quali passaggi è riuscita ad arrivarci. E la mancanza dell'interpretabilità di questi dati, di questi modelli, oggettivamente pone un problema centrale rispetto alla affidabilità delle intelligenze artificiali. Ed è un tema che è venuto fuori anche la volta precedente. Ricordo che c'era una domanda rispetto a chi ha la responsabilità finale rispetto alla scelta assunta da un'intelligenza artificiale, e evidentemente finora, e anche la regolamentazione da questo punto di vista va molto in questo senso, la responsabilità finale spetta sempre a qualcuno. Nel senso che noi ci possiamo far aiutare da intelligenza artificiale a prendere una decisione, possiamo fare a loro buona parte del lavoro di sistematizzazione e di analisi, però alla fine la persona che si assume la responsabilità di una scelta, in questo momento la normativa ci dice che deve essere sempre una persona fisica o qualcuno che si possa. Altro tema centrale che si è fatto nel dibattito pubblico, sempre a proposito di intelligenze artificiali, è quello che in qualche modo chiamiamo possibile rischio di appiattimento delle differenze culturali. Che significa? Non so se l'avete sentito, un po' di tempo fa Google ha annunciato che nella finestra delle ricerche, quella che utilizziamo da anni per cercare informazioni online, oltre la stessa homepage di Google, oltre a offrire la cosiddetta SERP, cioè una sequenza di link dove il motore di ricerca pensa che l'informazione che stai cercando sia più probabile che le trovi, ci sarà anche una sintesi fatta dall'intelligenza artificiale di Google. Quindi ci sarà una prima sintesi che dovrebbe darti, se stai cercando qualcosa, dovrebbe darti un testo di una cartella e mezzo in cui in maniera puntuale ti dice di che cosa si tratta.
Da questo punto di vista rischia di essere un rischio, nel senso che se è l'intelligenza artificiale a fare sintesi, significa che molte informazioni possono essere perse nel processo con l'intelligenza artificiale, nel processo attraverso cui quell'intelligenza artificiale arriva a darti quel testo. Ad esempio, uno dei temi principali riguarda anche la lingua in cui quelle informazioni sono riportate. Noi sappiamo che in larghissima parte la lingua principale delle intelligenze artificiali è la lingua inglese, evidentemente perché chi ha sviluppato questi modelli è partito dalla lingua che conosceva meglio. Quindi, nel momento in cui io chiedo all'intelligenza artificiale, parlo con un'intelligenza artificiale generativa, tipo ChatGPT piuttosto che Gemini, l'intelligenza artificiale pensa in inglese e scrive in italiano. Oggettivamente questo potrebbe essere un tema centrale, potrebbe essere un tema anche difficile da sciogliere. Ad esempio, parto dall'esempio già più simpatico che mi era venuto in mente, cioè se nella domanda tipicamente italiana chiedo se nella carbonara ci va la pancetta oppure ci va il guanciale. In questa attuale configurazione io ho modo di farmi un'idea su queste cose visitando tutta una serie di siti scritti da qualcuno. Nel momento in cui questa risposta verrà data dall'intelligenza artificiale, la questione potrebbe, in questo caso ci azzecca, volevo rassicurarvi. Però il tema potrebbe essere decisamente più complesso nel momento in cui si fanno al motore di ricerca delle domande in cui la sensibilità nazionale varia molto. Il fine vita, l'aborto, questioni politiche, questioni etiche variano molto da paese a paese e l'idea che l'intelligenza artificiale a cui chiedi queste informazioni si basi soprattutto su una lingua piuttosto che un'altra potrebbe influenzare in maniera proporzionale il contenuto della risposta. Da questo punto di vista è indispensabile provare a ragionare anche su una diversificazione dei modelli. Ad esempio, in Italia si sta lavorando, lo sta facendo il Consorzio Universitario Cineca, a un modello linguistico che è scritto, che parla, che pensa in italiano. Proprio perché di fronte a un'offerta di mercato molto, molto orientata alla lingua inglese, l'idea di avere dei modelli linguistici che guardino innanzitutto la lingua nazionale diventa centrale proprio per la ragione che dicevo prima. Ed è ancora una volta un tema ed è una questione da sciogliere e da dibattere rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera molto larga e in maniera molto specifica. Altro tema non da poco, non da sottovalutare, è quello dell'inquinamento, nel senso che è da un po' che sappiamo che la tecnologia inquina a sua volta, è necessario energia per tenere freddi i processori che alimentano l'intelligenza artificiale, ma più in generale è un tema che si era posto anche parlando di Bitcoin, del minare Bitcoin, del fatto che portasse via molta, molta energia. Vi do qualche dato, c'è cioè questa azienda francese che si chiama Schneider, che ha provato a capire quanto inquina l'intelligenza artificiale, ve la faccio breve, inquinano tantissimo, ed è un tema centrale, ed è un tema che riguarda appunto la sostenibilità di questo genere di tecnologia, e verosimilmente la soluzione da questo punto di vista sarà ancora una volta tecnologica, nel senso che un po' come è successo in passato con le applicazioni che giravano sui nostri computer, che erano grandi e che erano fatte per girare su macchine come un computer, tendenzialmente computer fissi o laptop, che comunque avevano delle lenti, avevano la possibilità di essere anche alimentate con le prese. Nel momento in cui si è passati a un uso delle applicazioni fatto fondamentalmente su cellulari, questa cosa ha dovuto evolvere. Quindi le stesse applicazioni che prima giravano sui nostri PC, adesso girano sui nostri cellulari, sono state riconfigurate per essere ottimizzate rispetto a quella tecnologia. Verosimilmente con l'intelligenza artificiale funzionerà qualcosa di simile, cioè le intelligenze artificiali di largo consumo saranno più piccole, più ridotte, saranno ottimizzate, occuperanno un po' meno spazio, consumeranno un po' meno energia e il sistema dovrebbe reggere a lungo andare. Però è anche questo diventa un tema di battuta. Altro tema interessante, a mio avviso, sempre rispetto alle minacce, alle opportunità e ai nuovi modi di immaginare le intelligenze artificiali e la loro presenza nella nostra quotidianità, è il tema della creatività.
Un tema che viene molto dibattuto, è un tema interessante da approfondire dal mio punto di vista. Parto da questo esempio. Un po' di tempo fa, questa scrittrice che si chiama Rie Kudan, giapponese, ha vinto una sorta di premio strega del Giappone. L'ha vinta pubblicando questo romanzo e nel discorso in cui ha accettato il premio ha detto: guardate, non si sa benissimo quanto, però una larga parte di quello che ho scritto è stato scritto attraverso ChatGPT. È uscita questa notizia di Repubblica in cui, insomma, sempre a proposito del modo in cui la comunicazione tratta il tema dell'intelligenza artificiale, in Giappone una scrittrice vince un premio con un romanzo scritto con ChatGPT. Chiunque utilizzi questi sistemi sa che scrivere, cioè affidare a un'intelligenza artificiale, a un modello linguistico, lo sviluppo di un romanzo oggettivamente, cioè, non lo so, io faccio fatica a immaginare che da solo o un software di questo tipo sia in grado di scrivere un romanzo. La notizia pensava un po', andando a guardare su The Japan Times la stessa notizia, si spiega un po' meglio com'è che funziona. Cioè lei fondamentalmente dice: mentre stavo lavorando alle bozze di questo romanzo, tenevo aperta una finestra di ChatGPT e scrivevo qualcosa, il software mi rispondeva, prendevo quel testo, lo rimettevo sul mio foglio Word, ci rimettevo male. Insomma, si capisce come, ed è una cosa che diceva bene Sergio Talamo nelle puntate precedenti di questi webinar, in quel caso l'intelligenza artificiale sia stata un po' una sponda, un po' un collega con cui fare brainstorming nel momento in cui stava prendendo una decisione. Ed è stato interessante, secondo me, sia il fatto in sé, quanto la discussione che ne è venuta fuori. Io ne ho letto un pezzo su Twitter ed era interessante andare a vedere come c'erano molte persone che, con una sorta di luddismo da questo punto di vista, avevano difficoltà a dire: guardate, io non l'accetto a prescindere. Cioè, il fatto che l'abbia scritto l'intelligenza artificiale per me non può essere considerato letteratura. Ed è interessante anche vedere il nostro punto di vista, come ci poniamo rispetto a qualcosa di simile. Sarebbe interessante se domani un romanzo, uno di quei romanzi, diciamo, che escono oltre ogni 10 anni, che sono roba tipo Roberto Bolaño, David Foster Wallace, uscisse un romanzo simile e a un certo punto lo dicesse: guardate, io non ho fatto niente, l'ha scritto l'intelligenza artificiale. A quel punto noi come ci porremmo rispetto a questo? Cioè l'idea di essere stati superati da un'intelligenza artificiale, come ci porremmo? La considereremmo ugualmente valida oppure la ridimensioneremmo per una sorta di pregiudizio nei confronti delle macchine? È un tema interessante, è un tema che è molto dibattuto ed è un tema che chiaramente sta avendo delle conseguenze. Cioè, l'avete sentito l'anno scorso, c'è stato il cosiddetto strike, cioè lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, proprio che si opponevano all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, generativa in particolare, nella scrittura delle sceneggiature e nell'utilizzo che si sta avendo nella produzione cinematografica. È interessante anche a me, ha fatto molto ridere questo passaggio che c'è stato un po' di tempo fa, che si è organizzato Romics, che era il festival del fumetto che si svolge qui a Roma. Gli organizzatori avevano organizzato un panel in cui discutere dell'intelligenza artificiale e immediatamente artisti e sceneggiatori di fumetti si sono presi le distanze da questa cosa, al punto che gli organizzatori hanno dovuto cambiarlo, proprio perché c'è un forte pregiudizio rispetto a questa cosa, e in questo caso potrebbe anche essere piuttosto motivato, perché molti disegnatori lamentano il fatto che queste intelligenze artificiali, in particolare quelle che producono grafica, siano addestrate sulle loro immagini e non restituiscono il tema dei diritti di cui abbiamo parlato nel webinar precedente. Allo stesso tempo c'è qualcuno che invece coglie questa cosa come opportunità. Siamo, credo, alla seconda edizione dell'AI Film Festival di Amsterdam, in cui vi invito a dare un'occhiata al sito e ai trailer dei primi cortometraggi che ci sono, perché sono oggettivamente notevoli se pensate che sono stati scritti semplicemente con dei prompt, cioè sono stati realizzati semplicemente sottoponendo alla macchina dei prompt. Ed è un altro modo di guardare la questione, cioè lo dicevamo all'inizio, no? Apocalittici e integrati, cioè ci sono modi diversi per approcciarsi al tema. Rispetto alla creatività, a me fa venire in mente tutta questa cosa, questo splendido libro di Riccardo Farcinelli, che è un grafico italiano e che fondamentalmente racconta la grafica dal Rinascimento fino a Instagram, quindi da parte proprio dall'inizio per arrivare fino ad oggi, e nel suo racconto si intuisce molto molto bene che la creatività, in particolare lui parla della creatività nell'arte, ma potremmo estendere a qualunque altro genere di creatività, è stata costantemente un dialogo tra l'artista, l'oggetto e la tecnologia che l'artista può utilizzare in quel momento.
Discorsi simili si sono fatti quando si è passati dalla pittura al daguerreotipo, alla fotografia digitale, a rimettere mano alla fotografia attraverso Photoshop, che è una cosa che, insomma, io ho una quarantina d'anni, mi ricordo che all'inizio è una roba strana, ci si poneva il tema se quelle fotografie potessero partecipare, fossero da considerare fotografie, potessero partecipare a un contest, potessero essere considerate come tali. Alla fine adesso le guardiamo semplicemente le immagini. E quindi il tema è interessante, il tema probabilmente anche impatterà sulla nostra sensibilità rispetto a quello che consideriamo essere più o meno creativo. Invece un tema centrale da questo punto di vista, e poi ad avviarmi verso la conclusione, è quello dell'occupazione, nel senso ne abbiamo parlato, ne abbiamo accennato nelle puntate precedenti. È un tema centrale, è un tema che ovviamente, come qualunque grande innovazione tecnologica, avrà un impatto sul mondo delle professioni. Ci sono moltissimi studi più o meno futuristici sul tema di come l'intelligenza artificiale andrà a impattare direttamente sul mondo del lavoro. Tra i vari analisi che ci sono, io ho preso soprattutto questa, che mi sembra quella più completa, sia dal punto di vista dell'analisi che dal punto di vista del soggetto che la propone, il Fondo Monetario Internazionale, che ha scritto questo paper veramente molto interessante. Lo leggete rapido, una trentina di pagine, in cui racconta quale sarà il futuro del lavoro sollecitato dall'intelligenza artificiale. Le conclusioni a cui giunge il report sono più o meno queste: dice quasi il 40% dell'occupazione globale è esposta in maniera molto diversa e variegata all'intelligenza artificiale, però per la prima volta nella storia, come dicono loro, solitamente in passato le innovazioni tecnologiche hanno impattato maggiormente sulle fasce di popolazioni meno formate. In realtà con l'intelligenza artificiale notiamo qualcosa di diverso. Nel senso che per la prima volta l'impatto si ha in particolare su quelle categorie più qualificate, perché appunto l'impatto sui temi, sulla modalità con cui questo genere di professionisti lavorano, e quindi di conseguenza l'impatto maggiore si potrebbe avere sulle economie più avanzate. Chiaramente è un tema su cui ragionare anche in termini di regolamentazione, c'è tutta la questione del diritto d'autore, c'è tutta la questione della licenza con cui vengono esposte queste opere, è ancora tutto molto in divenire, però chiaramente è un primo alert ed evidentemente è un tema da cui bisogna iniziare a guardare, soprattutto in logica di regolamentazione, come Claudia Omez si racconta tra un attimo nel suo intervento successivo e poi certamente anche Giovanni Melardi. Io chiudo, vi ringrazio ancora una volta per aver partecipato, chiudo la mia presentazione. Mi spiace per gli eventuali problemi di audio, passo la parola a Claudia. Buongiorno a tutti, grazie Gianfranco. Mentre condivido le slide, cercherò di continuare a parlare perché ci possiate comunicare se anche per la mia presentazione notate problemi di audio. Quindi fateci sapere per favore in chat. Intanto vi chiedo anche se visualizzate le slide. Sto cercando di lanciare in modalità presentazione. Eccoci qua. Quindi non so se c'è riscontro in chat. Sì, Claudia, vediamo Va bene a tutto bene? schermo, vai pure. Va bene, d'accordo. Allora, mi presento, sono Claudia Onnis, Formez PA, e sono responsabile dell'ufficio studi e monitoraggi del Formez. Il senso del mio intervento oggi è proprio quello di più che presentare una lettura giuridica della regolamentazione europea dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Il senso è quello di darvi degli strumenti per poter approfondire autonomamente alcuni aspetti dal regolamento europeo AI Act, quindi la legge europea sull'intelligenza artificiale che vi presenterò brevemente, sino agli strumenti che sono disponibili per anche valutare un pochino la preparazione delle nostre pubbliche amministrazioni all'adozione dell'intelligenza artificiale. Ci sono degli strumenti online che fanno una sorta di assessment e che sono utilizzabili da tutti gratuitamente per rendersi conto soprattutto di quali sono gli aspetti principali che vanno presidiati quando
ci si avvia a fare un salto organizzativo così impegnativo. Un altro strumento che vi presenterò è quello delle standard europei sulle clausole per il procurement in fatto di intelligenza artificiale nel settore pubblico, ovvero se le pubbliche amministrazioni si accingono a acquistare sul mercato sistemi di intelligenza artificiale, ci sono delle clausole standard che la Commissione europea e un gruppo di esperti ha messo a disposizione per guidare questo tipo di acquisti. Infine, vi darò una serie di spunti per potersi formare gratuitamente nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Abbiamo detto che i webinar che Formez lancia in questo primo ciclo sono così di prima conoscenza del tema, sono divulgativi, abbiamo un pubblico vastissimo, oltre 800 partecipanti per ogni webinar. E immaginiamo quindi che anche le competenze, gli interessi e le posizioni organizzative siano di diverso tipo, perciò l'abbiamo impostato in maniera più generale. Per cui adesso, dopo avervi dato il senso di come ho costruito l'intervento, possiamo vedere un pochino gli spunti che ho pensato di fornirvi, ecco, partendo proprio dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Si tratta, come ormai sappiamo, di una proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea, che adesso si appresta ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea il 12 luglio, quindi ci siamo, entrerà in vigore ad agosto. E l'obiettivo un pochino è quello di contemperare la promozione di innovazione della competitività nel settore dell'intelligenza artificiale con la protezione dei consumatori e dei cittadini. Quindi è un approccio cautelativo, cosiddetto antropocentrico, perché la preoccupazione del regolamento è proprio quella di valutare i rischi che questi sistemi possono avere sugli utilizzatori, sulle organizzazioni che li adottano e in generale su tutti noi. E i soggetti interessati dal regolamento sono sia i fornitori, al di là del fatto che siano stabiliti nel territorio dell'Unione o meno, quello che conta è lo strumento che immettono nel mercato, e i suoi utilizzatori, come le pubbliche amministrazioni, non soltanto i singoli, non soltanto gli enti privati, ma anche e soprattutto le pubbliche amministrazioni. In ogni slide troverete dei link così che possiate approfondire gli spunti che vi fornisco. In questo caso avrete il testo definitivo in pubblicazione in lingua italiana, una utile guida alla lettura che è stata pubblicata sul sito di Forum PA, il comunicato stampa di presentazione del Parlamento europeo nel momento in cui ha adottato la versione definitiva e la news che noi abbiamo prodotto con la nostra costante osservazione del settore. Spesso pubblichiamo anche sulla newsletter Formez Comunica degli approfondimenti dei focus. Oggi esce il nuovo numero di Formez Comunica a proposito. Se non siete iscritti, iscrivetevi, perché potete trovare molto spesso anche strumenti come quelli che vi presento oggi approfonditi, e vi arriva in posta elettronica. Ecco, quindi per andare nel vivo del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, è una regolamentazione che è basata sulla valutazione del rischio. Quindi immagino che voi tutti, se siete interessati al tema, in rete avrete visto moltissime di queste piramidi, è la piramide del rischio su cui, che viene, diciamo così, utilizzata per semplificare i contenuti del regolamento. Il regolamento ha una serie di standard, criteri, requisiti che sono crescenti via via che si sale di rischio. Al vertice della piramide abbiamo i sistemi di intelligenza artificiale che sono vietati perché presentano un rischio inaccettabile. E quali sono questi sistemi? Sono sistemi che, per esempio, chiedo scusa, no, sono andata avanti. Sono sistemi che, per esempio, permettono l'estrapolazione di immagini facciali per creare vere e proprie banche dati in maniera indiscriminata, perché magari utilizzano delle webcam ambientali in luoghi pubblici, che quindi possono acquisire, come negli esempi che ha fatto Gianfranco nella sua relazione, una quantità di dati enorme e con una velocità di elaborazione altissima. Questa serie di potenzialità chiaramente presenta dei rischi inaccettabili, perché dati del genere possono essere utilizzati anche per, insomma,
invadere la privacy dei cittadini, rilevare i loro movimenti, valutare una serie di interventi che possono poi uscire anche dall'ambito democratico dell'utilizzo di questi strumenti. Così come sono inaccettabili i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, i sistemi di social scoring o credito sociale, ovvero acquisire un'immensa quantità di dati relativa alla popolazione di uno Stato, in cui si valuta il comportamento dei cittadini per delle proiezioni predittive sulla loro propensione, per esempio, a commettere crimini. Insomma, tutti noi possiamo guardare con grande preoccupazione alla potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale che consentono questo genere di utilizzi, e questi sono quindi vietati, a parte alcuni usi da parte delle forze dell'ordine, in casi di estrema necessità, come per esempio il pericolo di atti terroristici o la ricerca di persone scomparse. E poi, scendendo, c'è un livello di rischio che è considerato alto, ma che è comunque consentito. Sono quindi sistemi di intelligenza artificiale per i quali è necessaria una registrazione in una banca dati europea, devono essere soggetti a una valutazione di conformità di determinati requisiti, come la qualità dei dati utilizzati, la documentazione, la tracciabilità dei risultati, la trasparenza degli utilizzi. Devono assicurare che i sistemi siano utilizzati attraverso sorveglianza umana, mi accennava anche Gianfranco, quindi non possono esserci degli usi automatici dei risultati, insomma, di questi sistemi. I dati devono essere accurati, devono essere accuratamente descritti, e tutte le preoccupazioni sulla cybersicurezza devono essere sotto controllo. Quali sono questi sistemi che presentano alto rischio, ma che sono comunque permessi? Si tratta, per esempio, di sistemi che gestiscono infrastrutture critiche, come per esempio l'erogazione di energia, oppure la gestione di dighe, di grandi infrastrutture, che se gestiti attraverso questi sistemi automaticamente possono presentare un rischio elevato, che tutti noi possiamo immaginare, o il monitoraggio di comportamenti disonesti, l'accesso al lavoro e ai servizi da parte dei cittadini per profilarli in qualche modo, e quindi poi magari anche valutarne l'adeguatezza allo svolgimento di un lavoro, la valutazione dell'affidabilità creditizia nella concessione appunto di credito. Tutti questi sistemi sono permessi, ma devono appunto sottostare a una serie di requisiti, e poi rischi limitati, e stiamo parlando per esempio di sistemi più semplici come i chatbot che interagiscono con i cittadini che chiedono servizi, per esempio alla pubblica amministrazione o anche servizi privati, che presentano dei rischi più limitati e devono quindi comunque aderire a codici di condotta volontari che vengono definiti settorialmente, riportare un avviso, un'etichetta, perché l'utente si renda conto che sta interagendo con questo tipo di sistemi. Alla base della piramide, infine, abbiamo i rischi minimi o nulli, che sono quelli dell'intelligenza artificiale cosiddetta per finalità generali. Vedrete utilizzare questo acronimo, questa sigla molto spesso. GPAI, General Purpose Artificial Intelligence, sono i grandi sistemi liberi come ChatGPT, Gemini o Gemini che citava anche Gianfranco. Ecco, questi utilizzi sono assolutamente consentiti, presentano nella valutazione del regolamento europeo un rischio minimo, e c'è la possibilità di aderire volontariamente a codici di buone pratiche per garantirne un uso appunto che sia centrato sul rispetto dei diritti degli utenti. Quando entrerà in vigore il regolamento? Ve l'ho accennato ad agosto, dopo la pubblicazione in Gazzetta a luglio, però la sua applicazione va per step, perché chiaramente impatta fortemente sia sull'organizzazione di chi li utilizza, degli enti che li utilizzano, che sull'organizzazione dei fornitori, e quindi a seconda degli aspetti considerati, c'è un'entrata in vigore per fasi. L'ultimo sguardo che vi propongo è sulla governance di questo regolamento, su come verrà poi attuato, quali saranno
le istanze che ne governeranno l'attuazione. È una governance a livello europeo molto complessa, così come è complesso il fenomeno. Poiché l'intelligenza artificiale si evolve quotidianamente con risultati sempre più sbalorditivi, è stato infatti osservato che il regolamento non sia uno strumento adeguato a gestire l'utilizzo di questi sistemi, a regolamentarne l'uso, perché appunto fotografano una realtà che già il giorno dopo è andata oltre. L'alternativa sarebbe non regolare e affidarsi a codici di buona condotta, impegni delle imprese, impegni degli utilizzatori, così come avviene in ambito anglosassone, negli Stati Uniti e in Inghilterra, per esempio, dove però già è nato un dibattito su questa scelta e ci si sta orientando sempre di più a regolamentare in maniera, diciamo, più stretta l'utilizzo di questi strumenti. Quindi per tornare alla governance europea, avremo, e anzi abbiamo già, un ufficio per l'intelligenza artificiale, è stato creato a gennaio di quest'anno ed è incardinato all'interno della Commissione europea. Questo vi fa capire che diciamo, gestisce degli aspetti più operativi di applicazione del regolamento. E quindi è sotto il controllo della Commissione europea e deve garantire un'applicazione uniforme del regolamento, supervisiona la strategia delle istituzioni europee nei confronti dell'intelligenza artificiale, controlla i rischi sistemici dei sistemi a finalità generale, promuove la ricerca e lo sviluppo. C'è poi un comitato europeo per l'intelligenza artificiale che invece mette insieme rappresentanti delle autorità nazionali di controllo sul settore, rappresentanti della Commissione e rappresentanti del Garante europeo della protezione dei dati. E questo più per un confronto su le evoluzioni nel tempo del regolamento e insomma, i provvedimenti da prendere nel momento in cui la situazione dovesse essere troppo diversa da quella fotografata dal regolamento. Il forum consultivo per ascoltare le voci interessate all'utilizzo dei sistemi con una selezione equilibrata di portatori di interesse a livello europeo in tutti i settori e poi un gruppo di esperti scientifici indipendenti che sostengono soprattutto l'attuazione e l'applicazione del regolamento per i General Purpose Artificial Intelligence Systems come ChatGPT e tutti i sistemi facilmente accessibili dai cittadini. Questo è il quadro europeo, poi sappiamo che c'è un disegno di legge presentato dal governo italiano, che adesso è in Parlamento, che regola l'utilizzo, l'adozione di questi sistemi a livello nazionale e individua come organismi competenti ad attuare il sistema normativo nazionale, l'AGID, e avremo un rappresentante subito dopo il mio intervento dell'agenzia che ci illustrerà, insomma, le politiche e le strategie di Agit nel settore e l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security. Quindi questi sono i soggetti nazionali che presidieranno la strategia italiana sull'intelligenza artificiale. Come vi ho anticipato in apertura dell'intervento, vi lascio qui anche uno spunto. Io penso di parlare prevalentemente a dipendenti pubblici e pubbliche amministrazioni. Questo è uno strumento molto valido per gli enti pubblici che vogliano acquistare sistemi di intelligenza artificiale sul mercato, in modo da regolare tutti i rapporti con i fornitori. Sono clausole a livello europeo, definite da un gruppo di esperti gestito dalla Commissione europea. Sono clausole standard che poi naturalmente vanno personalizzate a seconda delle necessità di ogni soggetto pubblico, però l'aspetto positivo è che esiste anche una versione in italiano, quindi sono strumenti già pronti, sono diversificati a seconda che si tratti di sistemi ad alto rischio o non ad alto rischio. Vi ricordo la piramide con cui ho sintetizzato il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, quindi prevedono una serie di clausole standard per tenere sotto controllo tutti quegli aspetti che vengono regolati dal AI Act, dal regolamento europeo appunto, e quindi sono
strumenti utilissimi, insomma, per non reinventare la ruota da zero ogni volta che si acquista un sistema di intelligenza artificiale. Hanno, diciamo così, una versione in progress, a seconda dell'evoluzione del settore, verranno inserite nuove clausole, verranno presidiati nuovi aspetti, però sono molto ben organizzate e vi aiutano nella procedura di acquisto dei sistemi sul mercato, con anche una serie di allegati che il fornitore è tenuto a compilare per assicurare il rispetto dei requisiti richiesti dal regolamento. Un altro strumento che vi propongo, so che vi sto bombardando, ma il senso è, insomma, avere uno sguardo sistemico sul settore per mettervi a disposizione una serie di strumenti che poi potete utilizzare all'interno delle vostre organizzazioni. E in questo senso vi volevo presentare un indice del livello di preparazione per l'adozione dell'intelligenza artificiale a livello di governi nazionali. Questo indice è stato realizzato da un ente di ricerca indipendente che è Oxford Insights. Quindi indaga il livello di preparazione a livello mondiale e fa una sorta di ranking. Vedete che qui l'Italia, diciamo, è un po' in coda, diciamo, non c'è una grande escursione tra i valori percentuali dell'indice, però comunque siamo un po' indietro a livello nazionale ancora. Come viene valutato il Claudia, livello di preparazione? perdonami, siamo un po' stretti con i tempi, solo per dirti. Ah, allora niente, ve lo presento soltanto perché mi è sparita l'orario in presentazione. È vero, ho sforato. Questo indice di preparazione esiste anche in una versione dedicata alle singole organizzazioni, quindi all'interno dei vostri enti, vi ho messo il link, potete accedere allo strumento di valutazione e vedere sotto diversi aspetti, se la vostra organizzazione è matura per utilizzare su una vasta scala questi sistemi di intelligenza artificiale. Mi dispiace, devo correre, ve li mostro soltanto così per farvi un'idea di quello che vi avrei proposto. Ce n'è un altro che è un indice europeo proprio promosso dalla Commissione europea, in linea anche questo è possibile accedervi gratuitamente e fare una sorta di assessment interno e poi la Commissione pubblicherà anche gli esiti di chi compilerà questo sistema, questa survey anzi in realtà. E questo è il Public Sector Tech Watch, che è un osservatorio della Commissione europea in cui trovate anche molti casi di studio di applicazioni dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Vi potete iscrivere e presentare un vostro caso. Scaricare tutti i casi di studio presentati e partecipare anche attraverso questo osservatorio a un premio sui migliori utilizzi dell'intelligenza artificiale in ambito pubblico, con poi una premiazione che avverrà in autunno, quindi probabilmente adesso è un po' tardi per partecipare, ma vale la pena seguire perché poi verranno fornite delle schede dei progetti vincitori che soprattutto verranno valutati sulla loro trasferibilità, quindi può essere interessante seguirli. Anticipo che la Commissione ha anche adottato un pacchetto di finanziamenti che prevede anche finanziamenti nel settore pubblico, che però è recentissimo, quindi deve essere ulteriormente sviluppato e va seguito. Qui è il link a tutte le informazioni. È già possibile però partecipare per esempio al TSI, ai bandi del strumento tecnico di supporto tecnico ai governi nazionali che in ambito per esempio di adozione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione vogliono ottenere un supporto di expertise gratuito da parte della Commissione europea. Questo scade al 31 ottobre, avete il link e tutte le spiegazioni nella scheda a cui accederete online. L'ultima cosa che vi lascio è una serie di corsi online gratuiti, sia in inglese che in italiano. In particolare vi suggerisco il progetto RISE, PNRR dell'Università di Genova, un corso in italiano, blended, quindi per la maggior parte online. C'è un livello base, c'è un livello per i manager e i dirigenti e c'è un livello per chi gestisce il procurement e quindi gli acquisti di questi sistemi
di intelligenza artificiale. C'è un master poi del Politecnico che è finanziato da INPS per i dipendenti pubblici e le pillole di Google in rete gratuite per tutti. Scusate se ho corso, comunque le slide saranno disponibili in rete già da oggi e quindi potrete poi approfondirle. Grazie a tutti. Grazie mille Claudia, grazie a tutti. Sì, rilancio, nel senso, come vi dicevo prima, la registrazione slide la trovate su EventPI, quindi tutto quello che, cioè, la parte finale dell'intervento di Claudia, per andare un po' più rapida, tutti i riferimenti li trovate lì. Giovanni, a te la parola. Grazie, grazie Gianfranco. Allora, condivido lo schermo. Lo dovreste vedere. Noi vediamo il tuo PDF, se lo lanci è tutto schermo Sì, intero, subito, subito. ecco, quando sotto modalità schermo intero. Eccolo. Allora, spero che l'audio sia a posto, eventualmente Sì, io ti sento segnalate. benissimo, avevo pure iniziato la Ok, prima. ok, ok. Allora, innanzitutto mi presento, sono Giovanni Melardi, lavoro nell'Agenzia per l'Italia Digitale, lavoro nella Segreteria Tecnica e Coordinamento della Direzione Generale e da un anno e mezzo circa mi occupo di intelligenza artificiale in quanto faccio parte della struttura di missione che è stata istituita in agenzia e che si occupa precipuamente di questo tema. E poi ho fatto parte della segreteria tecnica del comitato di esperti che ha lavorato sotto la presidenza del Consiglio per aggiornare le strategie italiane sull'intelligenza artificiale. Cosa ha fatto l'agenzia in questo anno e mezzo in particolare sul tema dell'intelligenza artificiale? È chiaro che al di là dei ruoli che potranno derivare dal DDL cui si è accennato poc'anzi, che sta seguendo l'iter parlamentare, essendo l'Agenzia per l'Italia Digitale, l'agenzia tecnica che si occupa di promuovere la digitalizzazione, i processi di digitalizzazione nella pubblica amministrazione, il tema dell'intelligenza artificiale è ben presente nelle nostre attività già appunto da parecchio tempo. E proprio per questo motivo, come accennavo prima, è stata istituita una struttura di missione che non è altro che un gruppo di progetto formato da persone che hanno una diversa estrazione, quindi abbiamo persone che hanno un know-how di carattere strettamente tecnico piuttosto che di carattere giuridico e così via, che quindi possono dare una vista sull'intelligenza artificiale guardandolo secondo i loro principi e le proprie competenze, dando ognuno un contributo più che originale. Abbiamo redatto un position paper in cui sono state sintetizzate le strategie fino all'anno scorso elaborate sull'intelligenza artificiale in Italia e questo position paper è stato poi utilizzato come base per i lavori del comitato di esperti che sotto la presidenza del Consiglio ha lavorato a partire dalla fine dello scorso anno fino a marzo di quest'anno per aggiornare proprio le strategie italiane sull'intelligenza artificiale. La segreteria tecnica di questo comitato è stata instaurata presso l'Agenzia per l'Italia Digitale e come vi dicevo prima, anch'io ne ho fatto parte. Abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative di formazione e informazione, anche con la partecipazione, fra l'altro, di alcuni esperti che facevano parte del comitato. Abbiamo organizzato un evento lo scorso 12 marzo alle Corsie Sistine qui a Roma, che è stato un momento di confronto fra attori dell'ambito istituzionale, fra imprese del settore pubblico e imprese anche del settore privato, un momento di confronto in cui c'è stata sostanzialmente una condivisione di interesse, una condivisione, scusate, di una condivisione di vari ambiti e una discussione su quello che può essere il futuro dell'intelligenza artificiale in Italia. Inoltre, abbiamo redatto per la prima volta un capitolo che si occupa di intelligenza artificiale all'interno del piano triennale per l'informatica. Se ne è parlato ampiamente, nelle relazioni che mi hanno preceduto e anche, nei webinar, dei giorni passati, però giova ricordare che quali sono le potenzialità dell'intelligenza artificiale, in particolare per la pubblica amministrazione. Innanzitutto, grazie all'intelligenza artificiale è possibile
automatizzare tutta una serie di attività e compiti ripetitivi e quindi svincolare del tempo che potrebbe essere utilizzato per attività a maggior valore aggiunto. Quali potrebbero essere queste attività? Per esempio, attività che possono essere indirizzate in un'analisi dei fabbisogni, delle esigenze degli utenti, anche questa supportata dall'intelligenza artificiale, il che permetterebbe sicuramente di creare dei servizi più a misura di utente. Inoltre, grazie all'intelligenza artificiale, che come abbiamo detto prima si basa sui dati, possiamo migliorare il processo decisionale basandolo proprio sui dati. Abbiamo parlato prima del comitato che ha aggiornato le strategie per l'intelligenza artificiale in Italia. Il comitato ha basato i propri lavori in particolare su cinque ambiti che poi sono strettamente correlati fra di loro. La ricerca è quindi è stata ribadita l'importanza di consolidare il sistema della ricerca. Per la pubblica amministrazione è stato detto come la pubblica amministrazione debba utilizzare l'intelligenza artificiale, in particolare per migliorare l'efficienza delle risorse pubbliche. Occorre inoltre promuovere le imprese, agevolare le start-up che operano in questo settore, introdurre dei programmi formativi anche e soprattutto per la pubblica amministrazione, indirizzati al rafforzamento delle competenze sull'intelligenza artificiale e potenziare la rete delle infrastrutture abilitanti. Il piano triennale per l'informatica 2024-26, che trovate sul sito istituzionale dell'AGID, è stato frutto di un lavoro collaborativo. In che senso? È stato istituito un tavolo di concertazione a cui hanno partecipato esponenti di varie pubbliche amministrazioni e di associazioni di categoria, e ognuno ha portato il proprio contributo per sviluppare i temi che sono contenuti nell'ambito del piano triennale. Come dicevo prima, uno di questi temi è proprio l'intelligenza artificiale. E nel capitolo sull'intelligenza artificiale ci siamo spinti fino a elaborare un decalogo, che sono sostanzialmente 10 principi a cui le pubbliche amministrazioni dovrebbero ispirarsi nel momento in cui utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Ne cito alcuni che mi sembrano i più significativi, poi ovviamente li ritrovate nelle slide e comunque all'interno del documento che, ripeto, è consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia. Il principio numero uno l'abbiamo già enunciato. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere utilizzata dalle pubbliche amministrazioni per migliorare i servizi e ridurre i costi, come sostanzialmente indirizzando l'intelligenza artificiale su quei compiti ripetitivi che potrebbero consentire di utilizzare le risorse per attività che hanno decisamente più valore aggiunto e possono portare un contributo più sostanziale al miglioramento dei servizi. Analisi del rischio. Nella relazione che mi è preceduta abbiamo visto la piramide che è presente sostanzialmente nell'AI Act e che riguarda i livelli di rischio dei sistemi di intelligenza artificiale. Quindi è importante che prima di implementare o comunque utilizzare tali sistemi, le pubbliche amministrazioni effettuino un'analisi dei rischi che può comportare l'utilizzo di questi tipi di sistemi, a fronte dei rischi rilevati, vengano anche identificate idonee azioni di mitigazione del rischio, in modo che il rischio si attenui in maniera significativa. Chiaramente, utilizzando sistemi di intelligenza artificiale, è importante comunque garantire l'inclusività e l'accessibilità, quindi garantire i principi di equità, trasparenza e non discriminazione. È altresì importante, è chiaro che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non può derogare a quella che è la normativa che comunque già governa questo tipo di gestione di risorse informatiche, a cominciare dalla normativa che riguarda la privacy. Per cui è importante che nel momento in cui si utilizzano questi sistemi, sia comunque garantito il rispetto delle normative in ambito privacy, a cominciare dal GDPR. Formazione e sviluppo delle competenze, e su questo si apre un capitolo fondamentale, perché le pubbliche amministrazioni, e lo vedremo anche in una slide successiva,
ad oggi molto spesso non hanno le competenze in grado di governare i processi che sono gestiti tramite intelligenza artificiale. Siccome lo sappiamo perfettamente, le tecnologie di intelligenza artificiale stanno progredendo con velocità mai conosciuta fino a questo momento, è importante che anche la formazione cammini e sia allineata con questo tipo di evoluzione. Quindi occorre pensare a dei programmi formativi estremamente dinamici che assicurino un aggiornamento continuo delle competenze. La sostenibilità ambientale è un altro principio fondamentale perché sappiamo il tipo di impatto che può avere l'utilizzo di questo tipo di tecnologie e quindi è importante che venga comunque garantito il rispetto dell'ambiente, come effettuando anche qui un'analisi di impatto e verificando quale può essere l'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale. A fronte di questi principi, sempre sul piano triennale per l'informatica, abbiamo delineato quelli che sono gli obiettivi che possono favorire un utilizzo dell'intelligenza artificiale nel rispetto dei principi contenuti nel decalogo. Tra questi obiettivi abbiamo innanzitutto l'adozione di alcune linee guida che possano accompagnare le pubbliche amministrazioni fornendo delle indicazioni precise e delle regole nel momento in cui viene stabilito all'interno della pubblica amministrazione di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale. Quindi, ad esempio, la linea guida che riguarda una linea guida, scusatemi, di carattere meramente metodologico in cui si vogliono dare alle pubbliche amministrazioni gli strumenti anche organizzativi per poter governare i processi che si pensa di gestire tramite l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. Linee guide per il procurement di sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, anche di questo se ne è parlato nelle relazioni che mi hanno preceduto. È un tema importantissimo perché da quando l'intelligenza artificiale è diventato un tema centrale, sappiamo come il mercato si è scatenato, per cui ci sono fornitori che bussano alle porte della pubblica amministrazione, pretendono di vendere sistemi di intelligenza artificiale senza neanche magari averli classificati e quindi li vendono come sistemi di intelligenza artificiale e qualche volta non lo sono neppure. Quindi noi ci proponiamo di fornire delle linee guida alle pubbliche amministrazioni proprio per gestire nella maniera adeguata il processo di acquisizione di questo tipo di sistemi. È chiaro che non c'è nessuna linea guida che tenga se non è accompagnata parallelamente anche, e torniamo all'importanza delle competenze, a processi di formazione adeguata per cui chi gestisce poi gli appalti di tecnologia e intelligenza artificiale deve essere anche del personale adeguatamente formato a gestire comunque appalti così complessi. E poi delle linee guida che hanno un carattere più prettamente tecnico proprio per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Inoltre, altri obiettivi che poi sono declinati nell'arco dei 3 anni di validità del piano triennale sono la realizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale a valenza nazionale e la creazione di basi di dati nazionali strategiche. Vi dico già che stiamo proprio in questi giorni cominciando a lavorare su un aggiornamento del piano triennale, perché, ma non solo sull'intelligenza artificiale, ma parliamo anche di tutti gli altri temi che sono affrontati all'interno di questo documento. Comunque il contesto si sta evolvendo e quindi già da qualche giorno stiamo ragionando su quali sono i punti su cui ci può essere importante fare degli approfondimenti e andare magari a modificarli, a integrarli e ad aggiornarli. Di questo ne abbiamo già parlato, ci sono delle competenze nuove, nella pubblica amministrazione è necessario creare delle competenze che possano governare i processi organizzativi gestiti tramite sistemi di intelligenza artificiale. Le aziende private già si sono, adeguate, parecchie aziende si sono adeguate e stanno, facendo un'analisi dei fabbisogni formativi, un'analisi
di quelle che sono le esigenze per andare a mappare proprio anche a livello di risorse quello che è necessario andare ad acquisire e quindi a reclutare. Nella pubblica amministrazione sappiamo che i tempi per forza di cose non sono così rapidi. Su questo invece occorre, per quanto possibile, sempre nel rispetto ovviamente di quella che è la normativa, comunque andare ad accelerare determinati processi e in particolare fare molta attenzione a quelle che sono le esigenze formative, in modo che comunque, ripeto, la formazione cammini di pari passo con l'evoluzione tecnologica. Nel piano triennale per l'informatica abbiamo anche descritto quelle che sono ad oggi delle buone pratiche di utilizzo dell'intelligenza artificiale in delle pubbliche amministrazioni. Sono state descritte, fra l'altro, da referenti che hanno lavorato all'interno del tavolo di concertazione di queste stesse pubbliche amministrazioni. C'è un fattore comune in particolare che riguarda l'esperienza dell'INAIL e dell'INPS, che è l'intelligenza artificiale è stata utilizzata per migliorare la gestione del rapporto con l'utenza, perché sia INAIL che INPS hanno utilizzato appunto l'IA per migliorare il processo di assistenza all'utenza. E quindi automatizzare quando, nel momento in cui l'utente contatta INAIL o INPS per richiedere l'assistenza, sostanzialmente adesso si salta un livello e tramite sistemi di intelligenza artificiale la richiesta dell'utente viene direttamente inviata all'ufficio responsabile della pratica che ha ad oggetto la richiesta stessa dell'utente. E questo chiaramente dovrebbe velocizzare e di fatto ci sembra, da quello che hanno testimoniato sia i referenti di INAIL che di INPS, sta avvenendo, dovrebbe velocizzare i tempi di risposta e anche di gestione delle pratiche. Un'altra pubblica amministrazione che sta utilizzando già sistemi di intelligenza artificiale è l'Istituto Nazionale di Statistica, l'Istat. In particolare vengono utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei dati e per individuare delle incongruenze che senza sistemi di intelligenza artificiale non potrebbero essere rilevate. Sul piano triennale, inoltre, abbiamo messo una vista di quella che era a fine dicembre e poi eventualmente verrà aggiornata nell'evoluzione del documento sugli strumenti ad oggi esistenti su Consip per andare ad acquisire servizi di business intelligence o più in generale intelligenza artificiale. Non mi dilungo, tanto li trovate sulle slide e comunque anche andando a consultare il documento. Infine, per chiudere, e spero di essere stato nei tempi, quali sono le sfide da qui al prossimo futuro? Le sfide sono chiaramente andare a investire adeguatamente nella gestione delle risorse, andare a investire sulla ricerca. Una cosa che non ho detto prima, noi come Agid stiamo sviluppando delle partnership col mondo della ricerca, abbiamo già stipulato delle convenzioni col Politecnico di Milano, col Politecnico di Torino, stiamo adesso in fase di stipula con un'altra università. Proprio per andare a collaborare col mondo della ricerca, in particolare nelle analisi di impatto che riguardano l'utilizzo di sistemi di IA nella pubblica amministrazione. Quindi è importante anche investire sulla ricerca, potenziare il sistema della ricerca. E poi vabbè, gli altri principi già li ho detti, li ho in qualche modo enunciati: sostenibilità ambientale, etica e normativa. Un altro fattore, questo non l'ho detto ed è importante, consapevolezza pubblica. Che cosa vuol dire? Che la pubblica amministrazione deve comunicare anche con gli utenti, rendere consapevole l'utente di quali servizi sono implementati attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in modo che l'utente stesso sia edotto su quelli che sono i servizi e poi può prendere una decisione consapevole in merito al fatto se continuare a utilizzare determinati servizi oppure no, perché magari non ha fiducia sull'intelligenza artificiale. Io ho chiuso, spero di essere stato nei tempi. Ovviamente ringrazio Formez per l'iniziativa e per l'invito ad Agid. Queste iniziative per noi sono molto importanti perché sull'intelligenza artificiale l'informazione e la comunicazione è fondamentale per i motivi che ho detto prima. No, Giovanni, grazie a te, davvero, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie di aver partecipato e davvero questa
diciamo, rilanciamo, nel senso ci piacerebbe che questo primo ciclo fosse soltanto un primo ciclo sul tema dell'intelligenza artificiale, anche perché la risposta è stata ottima, ne approfitto veramente per ringraziare tutti voi che ci avete seguito nel corso di tutti e tre gli appuntamenti e soprattutto ne approfitto anche per ringraziare Giovanni e tutti gli altri relatori che che hanno dedicato del tempo, dell'energia, al racconto di un tema così, soprattutto l'ultima parte del racconto di Giovanni risponde a molte delle domande che erano avvenute anche nei webinar precedenti, soprattutto da chi di voi lavora nella pubblica amministrazione, cioè come fare, dove acquistare, da cosa dove partire per implementare. Quindi davvero grazie mille per questa chiosa, per questo affondo, per il punto di vista dell'Agenzia Digitale che è chiamata direttamente a lavorare sul tema. Chiedo a Sergio Talamo se Sergio ci sei, se Sì, vuole raggiungersi. Ti sentiamo ma non ti vediamo ancora. cioè no, il video dovresti riaccenderlo voi perché è chiuso, è stato Ah, chiuso. Va ok. bene, io mando soltanto un saluto, un ringraziamento, quello che diceva prima il collega Melardi, è un ringraziamento reciproco perché il nostro obiettivo è fare insieme una cosa che nell'amministrazione non sempre non c'è una consapevolezza che i risultati si ottengono con un lavoro comune. Noi abbiamo avuto in questo ciclo, una grandissima risposta da parte dei colleghi. Abbiamo avuto un'interazione, uno scambio, abbiamo insegnato ma anche imparato, perché naturalmente si tratta di un campo nuovo. Vi ricordo soltanto che quando abbiamo cominciato questo percorso all'interno non esistevano ancora delle novità importanti come ChatGPT 4o, non esistevano ancora l'investimento di Meta sugli AMA. Ci sono stati soltanto in un mese dei cambiamenti molto forti e d'altra parte le notizie che dicono di investimenti che vanno anche oltre i 200 miliardi di euro su questi temi danno l'idea di quello che si sta muovendo. È entrato in campo anche Anthropic con Claude e tante cose che sono state dette in questo webinar non potevano essere dette un mese fa. Abbiamo quindi come Formez un'intenzione di ripetere questi cicli non appena in autunno, quando ci saranno dei nuovi sviluppi. Nel frattempo il Formez, attraverso il presidente Anastasi, è impegnato in un gruppo di lavoro che ha voluto il ministro Zangrillo per studiare gli utilizzi degli AI nella pubblica amministrazione. Sono perfettamente d'accordo con chi qui in chat scrive che la chiave è la formazione. Perché mentre altri strumenti tecnologici sono stati sviluppati soprattutto dai comunicatori, ad esempio l'uso dei social media è diventata una competenza. Domani proprio intervengo all'Italia Se Digital, a una ricerca di Pia Social inedita sull'uso dei social nella pubblica amministrazione. Nell'intelligenza artificiale invece è un impegno che può riguardare tutti perché aiuta il lavoro di tutti e non semplicemente di chi fa frontline. Quindi ringraziando tutti, continueremo ad andare avanti insieme e in questi momenti a trovare sicuramente delle soluzioni hanno in Formez anche fatto delle call for ideas interne, lo suggerisco a tutte le amministrazioni di provare anche a interpellare il proprio personale, magari utilizzando questo ciclo del Formez da fruire in remoto come base formativa. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a te Sergio, grazie davvero a tutti. Io mi prendo veramente tra i 2 minuti, il minuto che manca di qui alla conclusione di questo webinar per dirvi davvero, per ringraziare tutti voi, tutti i relatori, tutti quanti, quelli che hanno collaborato con noi per riuscire a farli funzionare. Ringraziare soprattutto la risposta che c'è stata da parte vostra, ve lo accennavo all'inizio, tutte le persone che hanno seguito il primo webinar in qualche maniera, diciamo, si sono affezionate, siamo perfettamente consapevoli di quanto sia faticoso trovare 1 ora e mezza ogni settimana da dedicare a formazione, ad approfondimento, quindi davvero per noi è prezioso l'idea stessa che abbiate deciso di seguirci con questa costanza. Certamente lo diceva Sergio, lo Ribadiamo. dicevamo prima, per un modo di rilanciare. L'ultimissima cosa, di qui a un po' pubblichiamo anche la registrazione, le slide
del webinar di oggi, mentre per chi di voi dovesse aver seguito due webinar su tre, è previsto appunto il rilascio dell'attestato come al solito sulla piattaforma 20PA. Dateci qualche giorno perché siete tanti e non è facile elaborare i dati di tutti, però cerchiamo di farlo il prima possibile. Nel momento in cui vi diamo il check sull'ok sulla piattaforma per l'attestato di partecipazione, vi arriverà una mail con un link a un questionario di valutazione in cui davvero vi chiediamo di dedicare 2 minuti, 3 minuti per dirci cosa ne pensate. Pensate com'è andata, se ci sono margini di miglioramento, se c'è qualcosa che avete apprezzato particolarmente o qualcosa di meno, perché davvero per noi è prezioso per capire come provare anche a reimmaginare questa attività magari in un prossimo ciclo a valle delle vacanze estive. Grazie ancora a tutti, grazie a tutti i colleghi, grazie a tutti i relatori, grazie a tutti voi, a presto. Arrivederci, Grazie di grazie. nuovo, grazie.